Guten Abend, buonasera. Buonasera Armando. Buonasera. Buonasera a tutti gli telespettatori. Wir machen das Italienisch Deutsch. Facciamo italiano e tedesco perché c'è un pubblico italiano e un pubblico tedesco. Devo diminuire il volume. Devo fare anche la tecnica qui. Ecco, così va bene. Es ist möglich in chat zu schreiben. È possibile scrivere nel chat, dare saluti, Grüße geben oder einfach commentare oder was man einfach auch gefühlt hat. Nel chat è possibile scrivere quello che volete, saluti o quello che avete sentito. Dunque facciamo tutti i martedì una serie di meditazioni. Wir machen jeden Dienstag eine Reihe von Meditationen con i maestri ascesi. Cioè i maestri ascesi, la storia, quando studiamo la storia, non è solo Napoleone o Mussolini, eccetera, ma la storia è stata fatta da gente coraggiosa. Die Geschichte ist von mutigen Menschen gemacht worden und nicht das, was wir in der Geschichte lesen. E questa gente coraggiosa ha dato uno stampo alla storia, alla cultura, alla civiltà, all'economia, all'archeologia, all'architettura, no? Ha dato un po' un'impronta. No, non cambiare audio perché così andava bene. Ok. Perché si sentono poi tutti i rumori qui. Va bene, va bene. Ecco, e quindi ogni persona è collegata con un maestro individuale, una maestra. Jeder Mensch ist mit einer innere Meisterschaft verbunden, ist auch diese Meisterschaft. E Armando, abbiamo visto che è collegato con Saint Germain. Armando ist mit Saint Germain verbunden, ist mein Neffe, ne? Und e così entreremo un po' nel suo silenzio. Ogni silenzio è diverso. Wir werden in seine Stille reinkommen, jede Stille ist anders. E quindi lui farà un'esperienza dove noi aiutiamo, sentiamo il suo silenzio. Per lui è un'esperienza di approfondire questo, e per noi è un'esperienza di sentire questo suo specifico silenzio, che ognuno ha un silenzio diverso, come ci sono vini diversi. So wie unterschiedliche Weine gibt, es gibt auch unterschiedliche Stille, und wir fühlen jetzt die Stille von Saint-Germain. Heute war Zadkiel mit Katharina, aber die Katharina hat gebeten, nächste Woche zu kommen. Doveva essere Katharina, invece non poteva. E quindi Armando gentilmente ha detto: se non devo dire niente, vengo io. Ok. Ecco, faccio vedere un po' in primo piano. Mi metto io sotto. Ok. Quindi per sapere chi era Saint-Germain ve lo potete guardare in internet, abbiamo solo 15 minuti di tempo, quindi facciamo 5 minuti di silenzio e poi 2, 3, 4 minuti per dire quello che abbiamo sentito. Wer Saint-Germain ist, kann man im Internet schauen und sparen wir Zeit, wir machen jetzt 5 Minuten Stille mit Saint-Germain durch Armando. Armando ist auch Saint-Germain, ist nicht mit einem externen Meister verbunden. Armando non è collegato con un maestro esterno, ma è anche lui Saint-Germain, o ha questi, queste competenze. E quindi facciamo questa esperienza di collegarci col suo silenzio. Va bene. Va bene? Ci sono domande, Armando? No, no. Ok. Habt ihr Fragen? Können wir beginnen? Ok. So, dann verbinden wir uns mit Saint-Germain. Ci colleghiamo con Saint-Germain, che der durch Armando jetzt wirkt. Che
Adesso tramite Armando si presenta. È un'energia diversa, è eine andere Energie, wie die davor, und wir fühlen, und wir erlauben es, still zu sein und in diese Ekstase der Stille von Saint-Germain reinzugehen. Entriamo in questo silenzio estatico di Saint-Germain insieme ad Armando che si è messo a disposizione. Ora, i prossimi 5 minuti staremo in silenzio. E vi invito a sentire questa energia. Nächste 5 Minuten gehen wir in die Stille und wir laden ein, diese Energie zu fühlen. Jetzt, adesso, silenzio. Bello.
È così profonda che si potrebbe restare per ore, almeno io. So tief, dass man Stunden in dieser Stille sein könnte. Wir möchten nur ein kleiner Eindruck geben. Vogliamo solo fare un'esperienza per vedere com'è facile sedersi a tavola o stare insieme. Invece di parlare, io entro nel tuo silenzio, tu entri nel mio, facciamo uno scambio di silenzi. So zusammen zu sein. Und ich gehe in deine Stille, du in meine. Doch jede Stille, Stille ist Stille und doch jede Stille ist anders. Il silenzio è il silenzio, ma ogni silenzio è diverso. Rispettiamo e accettiamo questa diversità. Bene, se avete sentito qualcosa potete scriverlo nel chat, solo nel livestream. Oppure dopo in YouTube o nel nostro sito, o da Später in YouTube o da in die Expertenseite. Considero una persona che soffocava come se stesse nel ventre di un'altra persona. Hai sentito una persona che soffocava se stesso nel ventre di un'altra persona? Ok, er hat eine Person gefühlt. Die eine Person, die in seinem Bauch war, die Luft wegnahm. Ne? Also jeder macht andere Erfahrungen. Ognuno fa esperienze diverse. Io ho sentito una forza, ich habe eine Stärke gefühlt, una chiarezza, eine Klarheit. Die sich ausgebreitet hat, una chiarezza che si è distesa. E poi il tutto è stato raccolto, è stato unito. Dann das Ganze ist zusammengebracht worden und gestärkt worden. Qui Sonnenkristall scrive: bellissimo, forte, simpatico, dolce, silenzioso, super. Va dai piedi alle mie mani, questa energia si muove dai piedi alle mie mani, bellissimo. So wunderbar, stark, fröhlich, sanft, ruhig, super. Es fließt vom Kopf durch meine Hände, wunderbar. Schön. Come ti senti nel tuo corpo? Wie fühlst du dich in deinem Körper? Ich beobachte immer den Körper, invito sempre a guardare il corpo, perché poi nel corpo ci sono dei cambiamenti, anche se entriamo solo 3-4 minuti nel silenzio, ci sono nel corpo dei cambiamenti, la meditazione fa tanto. Wenn wir den Körper beobachten, auch nur nach 3-4 Minuten Stille gibt es Veränderungen. Armando, come stai nel tuo corpo adesso? Ho sentito che il mio corpo va a respirare di più, Also sein quasi Körper vuole essere riempire sempre di più i polmoni. hat mehr die Luft gespürt, das Atmen gespürt. Lei ha sentito le mani, questa energia che si muove dalle mani ai piedi, also fließt vom Kopf durch meine Hände. So einfach immer den Körper zu beobachten, was auch geschehen ist. Ne? Quindi guardiamo sempre il corpo, perché la scienza è quello che succede nel corpo, ci dà la conferma di quello che stiamo facendo. Was im Körper geschieht, ist die Wissenschaft, weil der Körper sagt uns, was wirklich geschehen ist oder nicht geschehen ist. Bene, chi non ha trovato, non sa come si scrive nel chat, lo scriverà dopo e lo aggiungo. Wer nicht weiß, wie man in Chat schreibt, ich kann jetzt nur in Chat schreiben, manche schreiben in Facebook, alcuni scrivono a Facebook, però appunto, tecnicamente non posso guardare troppe cose. Intorno a te, come senti adesso la tua stanza? Wie fühlt sich dein Raum? Hat sich da was verändert? È cambiato qualcosa nella stanza dove sei? Sì,
grande. Das Zimmer ist gefühlt ja größer. Sì, anch'io ho visto questo allargamento di energia. Ich habe auch diese Erweiterung von Energiefeld auch gespürt. E poi tanto fieno. Tanto? Fieno. Fieno. I campi dorati di fieno. Aha, ok. Dann so wie wenn ganz viel so diese goldene Weizenfelder, ne? Dorati, no? Questo colore dorato, Sì. no? So, diese goldene Weizenfelder, also alles goldig und wie wenn es ein, nicht eine Wiese, sondern ein Feld voller goldener Weizen. Quindi, se cambiamo, se stiamo un po' in silenzio, cambia qualcosa nel nostro corpo, cambia qualcosa intorno a noi. Wenn wir in die Stille gehen, auch nur 3-4 Minuten, verändert sich etwas im Körper und verändert sich auch unser Umfeld und die Wahrnehmung unter unser Umfeld. Ne? Poi scrive Sonnenkristall, dice, sì, è stato come, es ist wie eine Festung, ruhig, stark, sicher, wunderbar, voller Licht. È come se fosse un palazzo, cioè un palazzo molto calmo, molto forte, sicuro, bello, pieno di luce. E poi c'è stata molta, quando ci si collega con la terra, no? Si è sentita ben collegata con la terra. Amanda der hat eine tolle Firma und er ist sehr geerdet natürlich. Er ist Bauingenieur, glaube ich, heißt das. Und hat eine große Baufirma. Ne? Und deswegen, er ist immer in dieser Realität. Quindi Armando, ecco, lavora nel campo dell'edilizia, quindi è una persona collegata con la terra, con i piedi per terra, si dice, e quindi rispecchia questa forza, questa calma, questa sicurezza e quindi la vive anche tutti i giorni. Also er lebt diese Energien, die du angesprochen hast, jeden Tag durch seinen Beruf, ne? Durch seine Mitarbeiter, das, was er einfach auch in der Welt macht. Ne? Okay. Bene, hai qualcosa da dire ancora? Posso dire la mia esperienza in quello che è successo stasera? Che Sì, chiaro. è partito con tante persone che litigavano fuori un caos. Also am Anfang war ein Chaos, aspetta che traduco brevi Sì. frasi, se no mi confondo. War ein Chaos, viele Leute, die draußen sich gestritten haben, hat er gesehen. Venuto questo respiro profondo, Dann hat sich sein tiefen Atem eingeschaltet. poi questi campi di grano che soffiavano il vento, Dann soffiava il vento. diese Weizenfelder von Winde bewegt, goldene Weizenfelder. E poi ho visto un viso che soffocava in una pancia di una persona, in un ventre. Und dann hat er gesehen, ich denke aus seinem System, ein Gesicht, dem die Luft weggenommen wurde oder wegnahm in seinem Bauch. Also etwas, was er erledigen kann. Ne? Come se volesse uscire, no? Che soffocava, come se non stesse bene in quella nel grembo, no? So, wenn diese Person sich im Bauch sich nicht gut fühlen würde und dass die einfach auch raus möchte. Quindi queste sono cose, informazioni che ti vengono perché devi aiutare qualcuno, qualcosa, no? Sì. Das sind Informationen, die kommen, weil er etwas zu erledigen hat, in seinem Umfeld jemand zu helfen oder irgendetwas zu tun, ja. Ti ha fatto piacere? A te das gefallen? Sì.
ti ha dato qualcosa? Sì, ok. Sì. Ob stia was gegebenat, ja. Hai sentito gli altri che sono collegati tramite livestream? Adesso c'è tanta gente. Hast du die anderen gefühlt, die jetzt mit verbunden sind? Sì, ho sentito una gran pesantezza sul frontale della testa qui. Però la meditazione No, se hai è sempre sentito, un'esperienza nuova. gli altri che sono collegati con noi. Sì, li ho sentiti, ma mi schiacciavano tutti qua, mi Ah, schiacciavano. ok. Er hat die anderen gefühlt, die Zuschauer, aber die machten irgendeinen Druck auf die Stirn. Das war so, das heißt, manche haben vielleicht zu viel gedacht oder so, ne? Hai sentito qualcosa anche di bello degli telespettatori, se no mi soffendono, Devo dire che ho sentito qualcosa di bello. Sì. Quante belle persone ho visto stasera. Va bene, no scherzo. So, beh, auch was Schönes gefühlt hat von uns, aber ich denke, Realität ist Realität und das ist gut so. Okay. Altro? No. Okay. Dankeschön. Habt ihr noch etwas? Grazie. Fa tanto bene ricevere questi regali, sentirsi sicuri. E sentirsi coi piedi per terra, cioè sentirsi, come si dice, in italiano, l'ho dimenticato. E piedi per terra. Ok, coi piedi per terra va bene. C'è una terminologia dell'elettricista, si dice quando hai messo La massa a la terra. massa a terra, esatto. Ok. Quindi questo è quello che ha ricevuto. Va bene. Grazie e ci vediamo. Ciao. Ciao ciao. Ja, danke schön, das war für heute Abend. Und die Meditation von heute Abend werden Sie in der Wiederholung jetzt laufen, damit die, die nicht konnten, das jetzt sehen können. Also erstmal war Lady Nada, dann die Romy und dann Saint-Germain. Okay. Ciao.